La situazione dei trasporti resta cruciale in questo periodo di pandemia, ma soprattutto con il rientro degli studenti in classe. Cerchiamo di comprendere qual è lo status quo della situazione attraverso il nostro ospite che è qui con noi oggi. Io do il benvenuto all'amministratore unico di ANM, Nicola Pascale. Salve amministratore, buongiorno, grazie per essere qui con noi. Dunque, le chiedo se possiamo fare un primo bilancio di ANM School, il piano per il rientro a scuola. Sì, noi abbiamo attivato per il rientro a scuola ben 19 linee, 19 linee dedicate, di cui 11 gestite con nostri autobus e nostri autisti. Altre 8 diversamente le abbiamo subappaltate utilizzando le opportunità offerte dal Ministero dei Trasporti e dalla Regione Campania. Il primo periodo gli autobus sono stati utilizzati molto poco anche perché c'è un tema, come dire, di riconoscibilità del servizio e di associazione al servizio di trasporto pubblico che noi svolgiamo. Adesso stanno cominciando ad essere utilizzati, però devo dire ha inciso non poco anche il fatto che non tutte le scuole sono partite in presenza. Molte non sono affatto partite, altre hanno articolato gli orari e quindi, come dire, i passeggeri trasportati sui bus non sono stati così significativi. Più significativo l'incremento sulla linea 1 della metropolitana, dove ad oggi trasportiamo circa 50.000 passeggeri giorno. Presumo ci siano state comunque delle difficoltà, soprattutto in prossimità dei tornelli, perché si sono create comunque delle lunghe file, soprattutto per quanto riguarda, mi diceva lei, in metropolitana per la stazione capolinea di Garibaldi e Piscinola. È possibile evitare assembramenti? Perché questo comunque crea allarmismo e disagio. Per l'appunto, dicevo, siamo in periodo ancora di pandemia. Allora, noi proprio per evitare fenomeni di assembramento, soprattutto all'interno dei treni, gestiamo le code all'esterno delle stazioni. E questo è il motivo per il quale alle volte si formano delle code, perché facciamo il filtro ai tornelli, come si suol dire. Cioè facciamo entrare il numero di persone che possono essere accolte, rispettando la normativa, all'interno dei treni. È chiaro che quella fila è molto difficile da evitare. È molto difficile da evitare perché la capienza è ridotta per norma al 50%, la capienza dei mezzi. Beh, è molto difficile da evitare, abbiamo attivato qualche misura per cercare di ridurre le code, però insomma, è chiaro che è molto più semplice e conforme a quella che è la normativa vigente il fatto di gestire le code all'esterno delle stazioni. Si riesce a gestire con le code all'esterno? Come si possono evitare questi assembramenti? Così comunichiamo anche al nostro pubblico a casa, che magari dovrà adottare dei comportamenti diversi da quelli conosciuti nel pre-lockdown. Guardi, la cosa migliore per evitare le code, soprattutto come consiglio agli utenti, è quello di evitare le ore di punta della mattina. Quindi di effettuare i propri spostamenti dopo le 9:30, in linea di massima. Sia difficile perché ecco poi l'orario di lavoro magari è il medesimo per un bel po' di persone. È la sua osservazione giustissima ed è questo il motivo per il quale anche in sede di prefettura si è tentato di avere una differenziazione degli orari, degli uffici, delle scuole, delle attività commerciali, perché è chiaro che si può sfalsare il proprio orario nella misura in cui il proprio orario di lavoro viene modificato. Comunque dicevo, oltre a questo noi abbiamo utilizzato anche il nostro rapporto strutturato col Comune e con la Protezione Civile del Comune di Napoli per gestire gli accessi alle stazioni, oltre che con la Polizia Municipale, oltre che con le guardie giurate che sono direttamente da noi utilizzate per la gestione della security. È chiaro che non si possono annullare quelle code e soprattutto perché siamo in zona gialla e quindi la gente ha ripreso a spostarsi quasi normalmente. Che cosa bisogna fare? Bisogna, ripeto, sfalsare gli orari e poi, se possibile, utilizzare le linee integrative del trasporto. Linee integrative del trasporto, noi ci siamo in realtà, abbiamo avuto modo di poter chiacchierare con lei, sì, anche nella prima parte della nostra stagione, si parlava di un nuovo rientro di treni, le chiedo a che punto siamo con i collaudi e se vi è una data ecco, che possiamo comunicare al nostro pubblico di modo ecco, da ampliare quella che è l'offerta, sì, anche per i trasporti, di modo ecco, per poi diversificare ed evitare per l'appunto il problema di assembramenti causa pandemia. Allora, con i treni siamo ad ottimo punto. La prossima settimana ci verrà consegnato anche il terzo treno. Per la messa in esercizio le attività sono più o meno al 90%. Quindi noi contiamo per il mese di aprile di mettere in circolazione il primo treno nuovo, e poi successivamente gli altri due che abbiamo già nel nostro deposito officina,
con CAF, che è la società che sta realizzando i nostri elettrotreni, c'è un accordo per una consegna poi di un treno ogni mese. Quindi diciamo che con la primavera si vedrà una luce intensa. Una luce diversa, ecco, che beneficio porteranno anche per la circolazione metropolitana le difficoltà di cui parlavamo poc'anzi? Guardi, il beneficio è enorme. Il beneficio è enorme perché cambia proprio la dimensione del treno. Un treno attuale a capienza piena porta circa 800 persone. Con la normativa vigente ne può portare circa 400. I nuovi treni viaggiano a capienza piena a 1200 persone. Quindi significa al 50% 600 persone per ogni treno. E questa è la prima differenza sostanziale. E l'altra è che attualmente noi riusciamo a mettere in esercizio 7-8 treni ogni mattina. Con la disponibilità dei treni nuovi riusciremo a metterne anche 10-11. Quindi non soltanto aumenta il numero dei treni, ma aumenta anche la capacità del singolo treno. Esatto, aumenta la capacità del singolo treno. Spostandoci su quello che è sempre il tema della viabilità, le chiedo a questo punto qual è lo status quo dei lavori per quanto riguarda la stazione metropolitana Duomo e se il Covid ha rallentato in realtà il cronoprogramma e quindi in relazione a quanto stiamo vivendo a causa della crisi pandemica, se può esserci un'ipotetica data per dare via all'apertura di questa stazione di modo per ancora una volta favorire la circolazione. Allora, i lavori della metropolitana non li segue NM. I lavori della metropolitana sono effettuati dal Comune di Napoli per il tramite di Metropolitana di Napoli, che è la concessionaria per la realizzazione della linea 1 e della linea 6 della metropolitana. Comunque, a quanto a me risulta, prima dell'estate, quindi ancora una volta più o meno nel mese di aprile, i lavori della stazione Duomo dovrebbero essere sostanzialmente conclusi. Il che consentirà di aprire la stazione in una configurazione che si chiama configurazione provvisoria, cioè vuol dire che non saranno completamente conclusi, ma che ci saranno tutte le condizioni per poterla aprire all'esercizio. Quindi vuol dire che può esserci la frizione del pubblico, sebbene ci sia una configurazione provvisoria, capito bene? Assolutamente sì, assolutamente sì. È la stessa cosa che è stata fatta a Piazza Municipio. Non so se lei ricorda, però a Piazza Municipio per un lungo periodo c'è stata una scala in ferro davanti al TAR, per intenderci, prima dell'apertura su Via De Pretis, che era l'uscita di sicurezza necessaria per poter aprire all'esercizio. Cosa similare avverrà a Piazza Nicola More, quindi se le cose vanno come stanno andando, prima dell'estate non soltanto vedremo in esercizio i nuovi treni, ma vedremo anche aperta la stazione di Piazza Nicola More. Quindi dobbiamo aspettare, in realtà bisogna tenere duro questi prossimi due mesi, bisogna ancora abituarsi a quella che è comunque una circolazione ancora cruciale perché presenta ancora delle difficoltà. E a questo punto le chiedo quali possono essere invece le novità su gomma. Allora, novità sia su gomma che su ferro ce ne sono tante. Ce ne sono tante. Io devo dire il presupposto, il prerequisito per poter introdurre tutte queste novità è stato il fatto che noi abbiamo chiuso sia il bilancio 2018 che il bilancio 2019 inutile. Un utile che chiaramente l'azienda sta reinvestendo per migliorare i servizi, quindi per assumere personale, soprattutto operai e autisti, e per comprare nuovi mezzi. Quindi a fianco dei treni che stanno arrivando, comprati dal Comune di Napoli, noi abbiamo acquistato nell'ultimo anno e mezzo circa 170 mezzi, grazie anche a un cofinanziamento del Ministero dei Trasporti e della Regione Campania. Abbiamo rinnovato sostanzialmente un terzo del nostro parco autobus. Altra novità importante è la prossima chiusura dei lavori per la linea filoviaria a servizio dei Colli Aminei. Oramai ci siamo, io credo che per il mese di marzo vedremo circolare già in prova i nostri filobus. E servendo poi la zona dei Colli Aminei, che attualmente, benché come dire, prossima alle stazioni della metropolitana, non è capillarmente servita come dovrebbe una zona a così alta densità di popolazione. Insomma, ci sono tutta una serie di cose che, come dire, in questo periodo del Covid noi non ci siamo mai fermati. Sono state portate avanti tutta una serie di iniziative assolutamente importanti, dei quali a brevissimo vedremo gli effetti. Senta, naturalmente noi siamo ancora in piena emergenza pandemica e naturalmente la sostenibilità e comunque il trasporto restituisce tanta preoccupazione alla cittadinanza. Quindi io le chiedo quali sono, ecco, le iniziative attuate e messe in campo per poter viaggiare in sicurezza, per tutelare la salute di chi, ecco, è costretto comunque a munirsi dei mezzi di trasporto per poter recarsi al lavoro.
Dunque, per come dire, essere certi di assumere tutte le possibili cautele nell'utilizzo dei mezzi pubblici, bisogna, ma come devo dire la verità, stanno facendo la maggior parte dei nostri utenti, bisogna sempre utilizzare la mascherina. Bisogna utilizzare la mascherina e utilizzare il mezzo pubblico in maniera confacente rispetto ai coefficienti di occupazione che vengono definiti dalla norma. Per cui se si vede che il mezzo è troppo affollato, bisogna pazientare ed aspettare il successivo. Noi la nostra parte la stiamo facendo, i mezzi vengono sanificati quotidianamente, come dicevamo prima, viene fatto filtro agli ingressi della stazione della metro in maniera tale da assicurarsi che all'interno dei treni non ci sia affollamento. Vengono, ripeto, fatte le sanificazioni quotidianamente. Questo comporta maggior costo economico, quindi il rapporto in questo caso com'è? Guardi, in questo momento il costo economico delle sanificazioni, come dire, è quasi marginale e secondario rispetto al fatto che purtroppo tutto il comparto del trasporto pubblico locale sta conoscendo dall'inizio della pandemia ad oggi un impatto fortissimo dal punto di vista economico. Basti pensare che soltanto nel 2020 a livello nazionale il comparto ha perso 2 miliardi di euro. Si stima che nel 2021 perderà 1 miliardo e mezzo di euro. Quindi è una cifra enorme, per cui voglio dire, le sanificazioni sì sono un costo, ma si devono fare, le stiamo facendo, però è un costo marginale rispetto all'impatto vero della pandemia, che è stato quello della riduzione drastica e drammatica dei ricavi da traffico. Con il dimezzamento naturalmente dei fruitori. Esatto, col dimezzamento, ma il dimezzamento è stato quasi un punto, come dire, positivo, nel senso che nel periodo che è andato da marzo a maggio noi abbiamo ridotto i trasportati del 90%. Quindi abbiamo portato il 10% dei passeggeri dell'anno precedente. Cioè, è un impatto fortissimo. Grazie, grazie all'amministratore unico di ANM Napoli per essere stato con noi, Nicola Pascale. Buon lavoro, grazie della sua Grazie. disponibilità. Noi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità, restate con Mattina 9.